primo giorno di saldi, andiamo un po' a vedere com'è la situazione, quali sono i movimenti nei negozi, lo sentiamo direttamente dalle parole delle commesse. Sul numero in edicola da venerdì 7 gennaio troverete tutte le ulteriori novità. Sono iniziati oggi, ieri nella preparazione c'era già più frenesia, oggi stamattina era deserto, però poi nell'arco si è un pochino movimentato. Cosa mi aspetto? Non lo so. Bisogna vedere, perché c'è tanta gente a casa malata, quindi magari poi partono anche dopo il 20, 25. Quest'anno è un po' strano la cosa, però per adesso no, va bene così. L'attesa comunque c'è sempre. Sì, sì, perché chiedono telefono se siamo aperti domani, dopo e quello che è. Poi qualcuno mi ha telefonato se gliela metto via, che viene tra 2 o 3 giorni e viceversa. Allora, direi bene per il periodo in cui siamo soprattutto, e spero di continuare così. No, c'è un bel movimento, già stamattina sono contenta. I saldi sono partiti alla grande, però speriamo che continuino, perché la partenza è sempre alla grande, speriamo che continuino. Rispetto all'anno scorso diciamo più o meno la stessa storia, diciamo, perché comunque anche adesso la paura del futuro c'è molta, eh. E si nota proprio nella gente che la vedi, che è sempre molto cauta negli acquisti. Iniziati molto in maniera molto tranquilla, un po' si poteva presupporre anche dal fatto dei contagi del Covid, molta gente a casa in quarantena. Speriamo nei prossimi nel weekend. E siccome ce la voglia tanto magari sul capofirmato, sull'articolo richiesto, che poi secondo me non so quanto magari lo trovano firmato, lo trovano già firmato anche prima, perché già lì a Milano in boutique così i saldi sono partiti anche già prima di Natale. Su certe cose, però sicuramente c'è anche meno merce in giro, per cui la gente spera di trovare ma non si trova, perché anche noi negozianti, i magazzini abbiamo tenuto un po' sottotono, perché chiaramente se fossimo stati l'anno scorso con tutto il contagio che c'era adesso, non ci fosse stato il vaccino, saremmo già ancora in lockdown, per cui rischiavamo ancora di trovarci i magazzini con la merce senza avere la possibilità di vendere. Ci ha salvato un po' il Natale, in effetti è partito un po' dopo Natale, per cui siamo anche stati un po' salvati. Comunque è tutto un discorso anche che sta cambiando il commercio, per cui anno che passa, anno dopo anno, si acuisce ancora di più tutto quello che prevedevamo anni addietro e che quindi si sta avverando. Parliamo di internet, parliamo di grossa distribuzione, e anche i centri commerciali, perché hanno i loro problemi anche loro, per cui o outlet o internet, soprattutto internet, Amazon sta ammazzando tutti. Questo periodo di saldi, guarda, abbiamo cominciato oggi e dobbiamo dire che i nostri clienti, abbiamo avuto all'inizio la giornata, è stata un po' tranquilla, ma nel momento topico della giornata l'afflusso è stato come diciamo nella scorsa stagione e anche nel periodo estivo, dove l'interesse insomma c'è sempre, quindi speriamo un po', nonostante i periodi di queste situazioni particolari, che riusciamo a gestire. Le aziende cercano di produrre il possibile, perché anche loro hanno avuto delle difficoltà di materiali e di consegne, e quindi per la stagione proprio della primavera estate presumiamo, ecco, ci sia più una stagione più rosea, ecco, per quello ce lo auguriamo.